Il terremoto che ha colpito il Marocco ovviamente è una tragedia immane che ha colpito tantissime persone inermi. La situazione al momento è drammatica, noi siamo in contatto con la nostra Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e con la nostra consorella della Mezzaluna Marocchina e siamo ovviamente preallertati per un eventuale supporto che ci verrà chiesto. Al momento le vittime sono in continuo aggiornamento, sono circa 2.500 le persone che hanno perso la vita, oltre chiaramente ai feriti e anche ai dispersi. La situazione non è semplicissima anche perché ci sono delle zone che sono difficilmente raggiungibili, però i nostri colleghi della Mezzaluna Rossa Marocchina sono attivi dal primo momento e stanno garantendo ricerca e soccorso e anche e soprattutto supporto psicologico, perché soprattutto per le popolazioni colpite, soprattutto nelle prime ore, è fondamentale fargli sentire la presenza e quindi il sostegno. Ovviamente ci stiamo occupando anche della cura delle persone, dei superstiti. Dov'è la situazione più grave in questo momento? La situazione più grave è soprattutto nelle zone montuose che sono più difficili da raggiungere e quindi è soprattutto nelle prime ore una corsa contro il tempo, quindi insomma, la situazione è monitorata e speriamo per il meglio. Come Croce Rossa Italiana abbiamo aperto una raccolta fondi che è disponibile sul sito www.cri.it che permetterà a tutta la popolazione italiana che ci sta sostenendo con grande solidarietà di poter dare un aiuto concreto che in questo momento risulta essere fondamentale. Noi come Croce Rossa Italiana siamo in contatto con i colleghi della Mezzaluna Rossa Marocchina attraverso la federazione e quindi noi rispondiamo alle richieste che ci vengono direttamente dalla Mezzaluna Rossa per il tramite appunto della federazione. Noi siamo qui chiaramente in attesa, abbiamo preallertato tutti i nostri volontari, quindi noi potremo essere attivati sia attraverso il sistema della protezione civile, ma sia anche il nostro sistema della federazione italiana, della federazione internazionale. Noi non interveniamo in merito a queste decisioni, chiaramente siamo in contatto con i nostri colleghi della Mezzaluna Rossa Marocchina attraverso la nostra Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.